Oggi parliamo del Padrino, perché sono i 50 anni dell'uscita di questo film ed è un capolavoro. Partiamo da zero. Mario Puzo scrisse il libro Il Padrino. Questo libro era così potente che si decise di farne un film. C'era la possibilità di chiamare diversi registi, ma alla fine fu scelto Francis Ford Coppola, perché Francis Ford Coppola era italo-americano e al momento, in quel periodo, costava poco, perché era un regista esordiente, e chi meglio di lui poteva spiegare l'Italia in America. All'inizio, per il ruolo di Mike Corleone, cioè il ruolo di Al Pacino, un ruolo importantissimo, si pensò a Robert Redford, ma capirono presto che non era il caso. Per quanto Robert Redford è bravissimo, non poteva rendere un personaggio italiano. Marlon Brando invece era già una superstar e tanti registi avevano problemi a dirigerlo, ma ciò non accadde con Il Padrino, dove le cose andarono veramente a livelli immensi. C'è la famosa leggenda del cotone, tutti sanno che praticamente Marlon Brando aveva questo cotone alle mascelle perché lui voleva assomigliare a un bulldog. In realtà lui fece solo il provino con questo cotone e durante il film invece gli fu fatta da un dentista una protesi particolare per ingrandirgli le mascelle. Lui recitava con questa protesi. Un'altra curiosità divertente del Padrino è la famosa scena del cavallo. Adesso quella scena non si potrebbe mai più rifare, sia per la questione degli animalisti, sia per la questione della protezione degli animali, ma fu usata all'epoca una vera testa di cavallo. E come fu divertentissimo, perché chi stava sul set aveva vicino al set una macelleria e c'era la carne di cavallo. E loro dissero: quando uccidete questo cavallo qua, secitate la testa. E un giorno sul set arrivò questa testa in una scatola piena di ghiaccio. La scena del cavallo è importantissima perché la reazione dell'attore che interpreta il regista fu vera. Cioè loro dissero: adesso tu fai finta che dormi e poi non ti preoccupare. E gli misero la testa di cavallo nel letto. Tutto quello che vedete nel film è vero, cioè la sua reazione è spontanea. Dette tutte queste piccole curiosità simpatiche, vedete che c'ho un gatto? La famosa scena iniziale dove Marlon Brando accarezza il gatto non era prevista nella sceneggiatura. Gironzolava questo gatto randagio sul set, Marlon Brando lo prese, iniziò a coccolarlo e lo tenne con lui nella primissima scena del film, che grazie a questo fatto del gatto ebbe una fortissima risonanza. Fu una scena particolarmente forte. Arriviamo quindi adesso ad analizzare quello che è l'aspetto vero del Padrino e quello per cui è un capolavoro. Il Padrino non è solo un film sulla criminalità, perché esistono tantissimi film sulla criminalità organizzata e anche di recente c'è stato Gomorra, c'è stato Suburra, ci sono stati un filone poliziottesco degli anni 70, c'è di tutto sul genere. La questione Padrino che questo film ha due segreti. Il segreto sta nella fotografia. Il Padrino è fatto di scene quasi sempre nel buio, nell'oscurità. E una cosa fondamentale è il fatto che mentre in quel periodo si cercava sempre di esaltare i volti, gli sguardi degli attori, nella fotografia del Padrino manca la luce negli occhi dei protagonisti. Perché? Perché loro ormai fanno parte del male e non hanno più una luce, non hanno più un'anima. Questo è il segreto scenico del Padrino, la potenza della fotografia nel Padrino. Ci sono la scena iniziale, fa capire già tutto. Quando il pasticciere chiede l'aiuto del Padrino, lì c'è un'immagine scurissima, sembra quasi un quadro di Caravaggio, c'è pochissima luce. E capiamo subito con chi abbiamo a che fare. Mentre capita questo, subito dopo c'è la famosa scena del matrimonio nel sole,
nel giardino una grande festa, e lì c'è un altro segreto del film. Non è solo l'italianità, ma è l'essere italoamericani. In quella scena, la scena del matrimonio, vediamo persone che sono emigrate in America già da molto tempo, che quasi hanno dimenticato l'italiano, ma che conservano una radice italiana. È fortissima questa cosa, e quando uscì il film generò un marasma nella comunità italoamericana di New York. Mandò un sistema in crisi, fu quasi bistrattato questo film, perché osava tanto, osava troppo. Una caratteristica del Padrino è che la parola mafia non viene mai pronunciata. Perché? Perché quando stava per uscire il film, la vera mafia andò a parlare un attimo con Francis Ford Coppola. È un po' pesante come storia. Quando c'è la scena di Jimmy Fontaine, il cantante, che piangendo chiede aiuto al Padrino, Frank Sinatra si riconobbe in Jimmy Fontaine. E quello è un altro fatto. C'è molta oscurità in quello che è il Padrino e quello attorno al Padrino. Un'analisi profonda e importante di questo film sta nella sceneggiatura. Perché, a differenza di altri crime movies, questo è un capolavoro? Per un motivo semplice, che è nelle parole dei dialoghi. È l'uomo davanti alla criminalità. Noi, quando vediamo il Padrino, abbiamo un senso familiare, intimo, che lo rende speciale. Paradossalmente ci affezioniamo a questi personaggi che possono fare cose tremende. Perché? Non perché vogliamo essere noi dei criminali, anche se a volte c'è l'effetto Padrino che iniziamo a parlare così, diventiamo un po' pericolosi, ma sono dettagli. È l'analisi di un individuo, l'analisi di un uomo che è costretto a fare certe cose, ma che in realtà ha dei valori profondi, di famiglia. C'è la famiglia nel Padrino. Un'altra cosa importantissima è la struttura dei vari personaggi e questo calore che si genera nel film. Una delle mie scene preferite è quando c'è la guerra tra le varie case, tra le varie famiglie, e tutti gli uomini del Padrino sono raccolti e, per sdrammatizzare e rilassarsi, c'è il personaggio di Clemenza che cucina e dà a Michael la ricetta per fare un ottimo ragù. Gli dice: metti un po' di salsicce, metti un po' di polpette, perché poi lui parla più napoletano, metti un po' di polpette, metti un po' di salsicce, zucchero, sale, pomodoro, che ti mangi. Stanno per fare una battaglia dove moriranno tutti, e lui fa la ricetta del ragù in un'atmosfera calda, intima. Sono questi i segreti del Padrino, sono questi i motivi per cui questo film è leggendario ed è un capolavoro a differenza di altri. Questo calore, questa intimità, questa familiarità. Parliamo degli Oscar. Il Padrino vinse nel 1973 ben 3 Oscar. L'Oscar come miglior scenografia non originale, ispirata al libro di Mario Puzo, il miglior film dell'anno e il miglior attore protagonista, Marlon Brando. Ci sono pochissimi casi di attori che vincono l'Oscar e non si presentano alla premiazione. Marlon Brando non si presentò la premiazione del miglior attore per il Padrino, ma mandò sul palco una Apache, un'indiana d'America, la quale ricevette l'Oscar, ma fece un discorso per la difesa e il sostegno delle riserve indiane in America. Fu un po', non uno scandalo, ma fu un colpo molto forte all'Academy. Potrei continuare ancora tantissimo, ma penso che sia più che chiaro e sufficiente, perché a noi interessa questo aspetto, a noi interessa l'idea che il Padrino è l'Italia, l'italoamericanità, e non è solo la criminalità, ed è per questo che è un capolavoro indiscusso e stupendo. Ciao, mi auguro.